Lo avevamo già detto qualche tempo fa, avevamo così rispolverato uno slogan che ci riportava addirittura a un film di Fellini, bevete più latte. E oggi torniamo a parlare di latte e lo facciamo con il presidente di quello che ormai viene ritenuto il terzo gruppo lattiero caseario italiano. Stiamo parlando di Latteria Soresina e quindi benvenuto al presidente Tiziano Fusarpoli. Grazie, e accompagnato dal responsabile del marketing Gianluca Boschetti. Allora, Latteria Soresina, beh, insomma, diciamo che già nel nome, vuol dire il collegamento con il territorio cremonese, già nel nome c'è tutto. È un anno da record, è stato il 2014 per Latteria Soresina, perché? Perché intanto ricordiamo che c'è stato ancora una volta un aumento di fatturato, un fatturato che sta aumentando dal 2010, ho qui una tabella. 241 milioni nel 2010, 276 nell'11, 311 milioni nel 2012, 326 milioni nel 2013, 329-30 milioni nel 2014. Insomma, veramente, presidente, avete avuto anni incredibili, nonostante il mercato naturalmente debba scontare anche questo settore tutta una serie di crisi più o meno latenti. Complimenti. Grazie. Grazie, intanto grazie per l'invito e buongiorno a tutti i telespettatori. Chiaramente sono molto contento di poter essere qua oggi a raccontare, seppure sinteticamente, quella che è la nostra esperienza. Credo di poter dire che è stata certamente un'esperienza estremamente positiva, tenendo presente che siamo passati in 8 anni della più grave crisi del secolo. E quindi quei risultati in parte che lei enunciava, di cui poi casomai che casomai poi riprenderemo, che sono certamente risultati che ci rendono davvero orgogliosi, e diciamo che hanno un po' anche questa valenza e di cui siamo particolarmente orgogliosi, cioè quella di essere un esempio positivo in un momento in cui certamente la negatività gioca un ruolo importante, la negatività intorno a noi, in una situazione di mercato e comunque di società in cui sembra che i valori vengano meno, la corruzione, come sappiamo, a livelli dilaganti. Quindi essere un esempio positivo in questa situazione credo che è molto importante, direi, per l'economia italiana. Ecco, abbiamo bisogno di esempi positivi e di aziende che abbiano dato risultati di un certo tipo in questi anni. Un'azienda attorno alla quale ruotano tantissime persone, a cominciare dagli oltre dai 540 dipendenti, dai 150 collaboratori, 220 soci che conferiscono circa 433.000 tonnellate all'anno di latte, che poi viene trasformato. Latteria Soresina, se non ricordo male, è il primo produttore di grana in Italia, esatto. Il secondo per quanto riguarda il provolone e poi via via gli altri prodotti, a cominciare dal burro, tutti i prodotti di alto pregio. Voi avete in particolare puntato appunto sull'alta qualità. Esatto. Ecco, vorrei, se mi permette, però spiegare un po' quello che è la filosofia aziendale, cosa sta alla base di questo successo. Ci sta un'idea di impresa di un certo tipo, quindi noi riteniamo, io ritengo che il ruolo sociale dell'impresa debba essere quello di far crescere le persone, far crescere in senso lato, cioè farlo crescere intanto in senso di generare nuova occupazione. Come diceva lei, noi negli ultimi 10 anni abbiamo raddoppiato il numero di dipendenti e questo, se permette, è un grande risultato. Farle crescere dal punto di vista socio-economico, quindi devono crescere anche, devono avere anche soddisfazioni economiche, e devono crescere culturalmente, perché io credo che le aziende crescono se crescono le persone dell'azienda, e le aziende sono in grado di generare valore se hanno persone di valore. Quindi noi su questi aspetti, su questi ambiti, investiamo davvero tanto. Lei pensi che nel 2014 abbiamo realizzato 7.500 ore di formazione. Quindi facciamo una formazione metodica, costante, finalizzata alla crescita umana e culturale e professionale, ovviamente. E credo che questo è un elemento chiave per chi vuol avere un successo persistente nel tempo. E io credo che fondare la propria attività, come abbiamo fatto noi in questi anni, su 2 grandi pilastri, che sono da una parte quello del rispetto, quindi il rispetto
delle persone, delle regole, delle cose, degli animali, siamo allevatori chiaramente, certo. Amiamo gli animali, della terra e dell'ambiente. Quindi ci sta dentro tutto il capitolo ecologico su cui abbiamo una grandissima attenzione e anche qua abbiamo fatto dei risultati incredibili in termini di produzione di energia, in termini di risparmio energetico, in termini di riduzione di emissioni di CO2. Infatti ci sono stati molti investimenti anche per quanto riguarda l'energia alternativa, insomma. Esatto. Quindi noi intendiamo tutti insieme l'azienda come luogo di crescita, anche culturale. Ecco. E quindi su questo abbiamo costruito la nostra attività. Non si può prescindere però, Presidente, dall'aspetto legato al marketing. Allora con Boschetti, appunto direttore di marketing, tra l'altro farei partire subito questo che è un vero e proprio spot che sta girando, ha girato fino a pochissimo tempo fa sulle reti nazionali, perché da una decina d'anni Latteria Soresina ha pensato appunto di valorizzare il marchio e i suoi prodotti attraverso campagne pubblicitarie nazionali che naturalmente sono state particolarmente apprezzate e anche ultimamente avete lanciato un vero e proprio concorso. Sì, è un concorso che abbiamo fatto in collaborazione con Fiat Auto e HTC. Ovviamente da un punto di vista di marketing serve per incentivare la vendita dei prodotti, ma non è stato solo questo. Il concorso ha prodotto anche dei risultati in termini di notorietà, ma anche di valore del marchio, ecco, che era il nostro obiettivo. E tra l'altro da 2 anni avete definitivamente acquisito il consorzio produttori Latte Lombardia, tradotto Latte Milano, cioè Latte Milano ricade sotto Latte Soresina. Sì. Che sembra un po' paradossale dal punto di vista del marchio, del nome, però di fatto è così, insomma, no? Latte Milano, Latte Bergamo, Club e Pavilat, quindi erano 4 i marchi che abbiamo rilevato. È stata un'acquisizione molto importante, sia da un punto di vista di fatturato, oltre 40 milioni di euro, ma anche di capillarità distributiva, perché siamo molto ben presenti adesso a Milano, città e provincia. Ecco Presidente, dicevamo una latteria storica, 115 anni di storia, come ci mostra anche questo filmato che ripercorre un po' quelle che sono alcune tappe, no? Le vogliamo? Eccolo qua. Quelle che sono state alcune tappe della storia di questa latteria. Esatto, sì, sì. E iniziamo all'inizio del secolo, quindi è una storia secolare che abbiamo l'onere e anche l'onore di continuare e di cercare di continuare al meglio. Ecco, tra l'altro leggevo che avete aumentato le vendite all'estero di grana del 23%. Come siete riusciti? Abbiamo una filiale negli Stati Uniti e questa è una cosa molto importante, perché tendiamo a cercare di avere il rapporto diretto col consumatore ovunque dove andiamo e quindi dipendere sempre di meno dagli importatori, proprio come strategia aziendale. È chiaro che poi la qualità dei prodotti è fondamentale e importante, noi abbiamo puntato da sempre sull'alta qualità. Noi riteniamo che non esista nell'agroalimentare, nell'alimentare soprattutto, qualità vera se non c'è un forte contenuto etico dei prodotti, quindi alla fine ricadiamo sempre lì. Sui valori e l'etica a cui noi teniamo particolarmente. Ho capito la filiale negli Stati Uniti, ma qui il problema è la Russia. Hanno bloccato le esportazioni in Russia, questo non ha pesato. Certo, questa cosa ha generato un impatto negativo sul mercato nazionale europeo, perché voi immaginate che in Russia andavano 28 milioni di quintali equivalenti, quindi latte e formaggi. Questa cosa ha inflazionato il mercato europeo nazionale, è un po' la causa, insieme ad altre, del grave deprezzamento del prezzo del latte alla stalla per gli allevatori. Oggi viviamo un momento veramente di grande crisi di quotazioni del prezzo del latte alla stalla. E uno degli elementi, oltre al fatto che sono state incrementate le produzioni, è stato proprio l'embargo, certo. E la fine delle quote latte. La fine delle quote latte, anche quello lì, insomma, è un po' così una spada che pende. Una, no? Spada di Damocle di cui vedremo gli effetti nei prossimi mesi. E il falso grana che invade il mondo, quello come combatterlo? Guardi, io ho una mia teoria personalissima, che è quella di dire che i grandi prodotti, le grandi marche, le imitazioni le avranno sempre. Noi dobbiamo avere l'obiettivo di essere grandi prodotti, di essere l'originale deve essere assolutamente l'originale, distintivo rispetto alle imitazioni, perché sul resto credo che potremo fare molto poco, in quanto molto spesso legittimamente vengono fatte queste imitazioni e quindi non ci sono nemmeno gli strumenti per intervenire. Noi abbiamo un solo strumento, che è quello di fare
alta qualità e l'originale deve essere il meglio. E tra l'altro difendete il nome italiano in questo settore che è stato invaso dai gruppi stranieri. Esatto, ecco, l'altro grande tema è questo, che abbiamo l'orgoglio di essere uno dei pochi marchi storici rimasto italiani, quando invece, come ben sappiamo, moltissimi marchi che vanno per la maggiore sono stati ceduti a multinazionali straniere. Ma a proposito, torniamo al marketing, è vero che il trend è quello dei prodotti senza lattosio? Assolutamente, è esploso questo trend. L'industria lattiera casearia, insomma, anche questo è un paradosso, un controsenso, però... È un controsenso, ma bisogna cogliere le opportunità da queste tendenze. Sicuramente non esplodono all'improvviso, ci sono delle culture che stanno cambiando. Noi, come Latteria Soresina, abbiamo realizzato una serie di prodotti senza lattosio. E vanno, sono richiesti dal mercato. Sono molto richiesti e stanno avendo dei risultati molto molto interessanti. Presidente, dobbiamo chiudere l'Expo, riusciremo a cogliere tutte le sue potenzialità? Ma io mi auguro di sì. Noi saremo presenti a Expo con un piccolo stand. E a fianco a noi abbiamo deciso, insieme al consorzio di Grana Padano, di realizzare un mini caseificio in cui verranno prodotte due forme di grana al giorno. Ah. E quindi sarà l'unico elemento, diciamo, di produzione reale in un contesto che è soprattutto virtuale. E crediamo che avrà un numero, creerà un interesse altissimo e avrà un numero di visitatori altissimo all'interno della cascina Triulza, che a sua volta è un'unica, è una realtà, è proprio una cascina ristrutturata che si trova all'interno di Expo e che quindi... E lì all'interno della cascina il tema è proprio l'etica e quindi capita proprio a fagiolo rispetto al nostro modo. Battute finali, quando si parla di grano fa sempre impressione, no? Il deposito, il vostro cavò dov'è a Soresina? Il cavò che contiene tutte queste forme di grana e di provolone, ho letto che ammontano a 130 milioni di euro il valore. Voi immaginate che noi siamo i primi produttori di grano, ne produciamo 460 mila, quindi il 10% del grano prodotto in Italia. Sì. È di Latteria Soresina. Abbiamo cavò un po' distribuiti, proprio anche per ragioni di sicurezza. Beh, certo. Non sono in un unico spazio, ma sono distribuiti nelle tre o quattro nostre aziende del territorio. Ultima battuta, una notizia che è arrivata poco fa, Jobs Act, il Ministero, saldo attivo a marzo, 92.000 contratti, più 31.000 rispetto al marzo 2014, quindi ci sarebbero in marzo 31.000 contratti, diciamo, a tempo indeterminato in più rispetto a un anno fa. Il Jobs Act sembra funzionale. Da imprenditore apprezza quello che sta facendo il governo? Sì, io devo dire di sì, che da imprenditore, sono partito da una posizione per la quale avevo una sorta di antipatia personale per il Presidente del Consiglio. Però devo dire da imprenditore che è la prima volta che vedo fare delle cose in maniera concreta, poi sarà pure discutibile, si può certo. Sempre fare meglio, ma e i segnali della ripresa certamente non dovuti solamente agli interventi certo. Del governo, ma diciamo un andamento generale del mercato, il petrolio in primis, ad altri elementi congiunturali favorevoli, stanno favorendo questa ripresa in cui io credo e che non sarà strabiliante nel 2015, ma è importante invertire la tendenza e quindi dobbiamo salutarci, Presidente, e tra l'altro però continuiamo a parlare di Latteria Soresina adesso con la collega Coppola. Perché? Perché in realtà Latteria Soresina vuole mantenere molto saldo il legame con il territorio ed è per questo che incentiva anche tutta una serie di iniziative proprio legate al territorio, come quella di cui stiamo per parlare, legata alle scuole. Esatto. Fanno parte di quell'aspetto culturale che noi riteniamo centrale. Se io ritengo l'azienda come luogo in cui far crescere le persone, un luogo di cultura, diventa automatico il collegamento con le scuole, con i giovani, con quello che sarà il futuro del mercato di domani. E allora adesso ne parliamo, intanto io ringrazio Tiziano Fusarpoli, presidente di Latteria Soresina, e il responsabile marketing Gianluca Boschetti. Grazie, grazie. E allora Cristina. Grazie. E sì, proprio così, perché l'Istituto Comprensivo Giacomo Bertesi di Soresina ha avviato in collaborazione con la Latteria Soresinese un bellissimo progetto con le scuole, che parte proprio dalle scuole d'infanzia per arrivare alle scuole secondarie di primo grado dei paesi Soresina, Nicco Casalmorano e Paderno Ponchielli. Per entrare meglio proprio in questo tema, in questo progetto, vi mostriamo adesso un video che è stato realizzato proprio grazie agli insegnanti, agli alunni e alla scuola, alle scuole dell'Istituto Comprensivo Giacomo Bertesi. Vediamo insieme.
E allora, bellissimo questo filmato. Io do il benvenuto a Patrizia Sudati, che si è occupata proprio della realizzazione di questo filmato, a Giusy Monfredini, docente della scuola d'infanzia, Fulvia Rebeccani, docente della scuola primaria, e Fiorella Azzini, docente della scuola secondaria di primo grado. Benvenute. Allora, intanto partiamo subito da Patrizia, perché ha realizzato un bellissimo lavoro con questo video. Che cosa rappresenta in particolare? Noi ne abbiamo visto una parte, adesso magari andremo avanti con un po' di sequenze per vederla un po' per intero, perché dura circa 5 minuti. 5 minuti, sì. Il tempo che ci ha concesso l'Ufficio Scolastico Regionale per partecipare al concorso. Il concorso delle scuole della Lombardia per Expo, abbiamo partecipato, non siamo stati selezionati, ma per noi è stato comunque importante assemblare il lavoro dei tre ordini di scuola in questi pochissimi minuti. In sostanza, le immagini della storia della latteria e le immagini del progetto si alternano su una base musicale per poter spiegare quello che è stato il progetto nel corso degli anni. Quindi è un progetto molto bello, che è, possiamo dire, trasversale, quindi dai bambini più piccoli, certo, di quella che viene chiamata scuola d'infanzia, io continuo a chiamare scuola materna, ma naturalmente non è corretto, per arrivare fino alla terza media di fatto. Quali sono state le maggiori difficoltà nella realizzazione di questo video? Ma nella realizzazione del video era necessario dare rilevanza al messaggio, ovviamente, che era quello didattico, alla sintesi, occorreva rispettare un tempo molto stretto e occorreva ovviamente dare rilevanza alla presenza, all'aiuto che la Teria Soresina ha sempre dato alla scuola nel corso degli anni. Il problema è stato anche quello di ottenere efficacia attraverso immagini e musica. La ricerca musicale è stata complessa, in quanto abbiamo voluto dare importanza attraverso l'opera, quindi questo brano musicale che sostiene tutto il video deriva dalla Sinfonia di Don Pasquale di Donizetti, un brano molto dinamico. Abbiamo voluto utilizzare, come state vedendo, anche un aspetto letterario molto importante. Questa è la rielaborazione dell'infinito di Leopardi, adattato alla riflessione che il visetto che avete visto, la bambina che avete visto, che deriva da un lavoro della scuola dell'infanzia, racconta, il messaggio è affidato a questa bambina che si chiama Ettalina. Vi invito ad osservare bene anche la grafia, in quanto la L centrale maiuscola suggerisce nella lettura al contrario l'idea del latte. Ecco, potete vedere, questa è la bambina creata con le etichette dei prodotti, che racconta, narra tutta quanta l'esperienza didattica attraverso le immagini e la musica. Ecco, ricordiamo che sono state coinvolte 96 classi, circa 1200 studenti per 600 famiglie, e ci sono stati anche, perché anche questo è uno degli aspetti più interessanti, oltre 150 incontri e visite. Allora, passiamo un po' a Giusy, docente della scuola d'infanzia. La scuola d'infanzia che cosa, in che modo ha contribuito a questo progetto? Allora, il video che abbiamo visto si apre proprio con dei lavori che i nostri bambini hanno realizzato. Sono coinvolti in questo progetto i bambini grandi, cioè i bambini che hanno 5 o 6 anni. E siccome noi siamo nella prima scuola, noi dobbiamo partire dalla mucca. La scuola ogni anno elabora un progetto, quest'anno il progetto è relativo a Expo, e parallelamente c'è questo progetto in collaborazione con la Teria Soresina. Allora, la prima fase avviene a scuola ed è una presentazione ai bambini di quello che poi andranno a vedere nelle aziende agricole. L'azienda agricola sono delle uscite programmate,
i bambini assistono alla mungitura, quindi veniamo accolti dai dal proprietario dell'azienda, che dopo una visita alla stalla, dove vengono ancora illustrate tutte le peculiarità delle mucche, il momento però più importante è quando i bambini scendono nella sala mungitura e possono vedere e assistono e vedono come assistono. Funziona. Mungitura veramente... però fatta in modo tradizionale o in modo No, la mungitura come normalmente avviene. Quindi con questa tutta la procedura che c'è inizialmente, sì. Poi, e devo dire che per i bambini è un'esperienza bellissima, perché anche se abitiamo a Soresina, quindi in campagna, molti di loro non hanno mai avuto occasione. Quindi vedono, c'è questa prima fase, e poi dall'anno scorso c'è una seconda uscita estremamente interessante e importante alla fattoria didattica Barosi di Annicco, dove i bambini fanno il formaggio. Quindi si parte dalla mucca per arrivare al formaggio. Questa è la seconda fase. Invece per quanto riguarda la scuola primaria, Fulvia? Per quanto riguarda la scuola primaria mi aggancio subito alla collega, perché anche noi, parlo di classi quarta e quinta della scuola primaria, quindi classe alte, abbiamo fatto queste uscite e di conseguenza abbiamo visto effettivamente, abbiamo toccato con mano proprio come si fa il formaggio. E oltre a questo, poi chiaramente in classe c'è la parte teorica, che viene un po' così, viene sviluppato tutto ciò che è stato fatto e viene scritto, riportato non solo sui quaderni classici degli alunni, ma anche illustrati in grandi cartelloni arricchiti con fotografie, con disegni. Che sono quelli che abbiamo poi visto anche. Che sono quelli che avete visto e che credo poi si vedranno anche al termine del video. Invece per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, Fiorella? La scuola secondaria lavora da anni con il rapporto con l'Atelier Soresina, ormai dura da anni, e i nostri alunni sono condotti a una riflessione multidisciplinare, essendo già alunni della scuola secondaria di primo grado, e le loro riflessioni poi vengono inserite tutte in presentazioni in PowerPoint, in genere ormai. Lì sono grandi, se la cavano sanno già lavorare anche sull'informatica. Ma soprattutto quello che mi preme sottolineare è la multidisciplinarietà. Cioè tutti i colleghi hanno collaborato, sia in anni precedenti che soprattutto quest'anno con l'Expo. Esiste dal 2010. Esatto, a lavori sull'atteria, quindi a partire dalla storia. Sottolineare come la storia di l'atteria Soresina è stata anche la storia d'Italia. In fondo l'atteria Soresina è stata fornitrice per l'esercito durante le due guerre mondiali, ha affrontato le difficoltà dei momenti di crisi, le ha sapute superare, quindi questo ci ha consentito di far percorrere ai nostri alunni un pezzetto di storia d'Italia, oppure gli approfondimenti legati anche alle modalità di creare pubblicità da parte di Latteria Soresina, quindi un'analisi del linguaggio pubblicitario di Latteria Soresina, fino ad arrivare invece a indagini fatte dai colleghi di scienze o di tecnologia sulle modalità di produzione del latte, sulle qualità del latte, e quindi dare ai nostri alunni la possibilità di approfondimenti veramente interessanti e condotti con modalità un po' diverse dalla solita lezione frontale. Benissimo, grazie, speriamo che questi ragazzi continuino a bere latte, che fa bene. Ce lo auguriamo. E grazie, allora, e complimenti per questo progetto a Patrizia Sudati, Giusy Monfredini, Fulvia Reveccani e Fiorella Azzini dell'Istituto Comprensivo Giacomo Bertesi di Soresina. Per noi un momento di pubblicità e poi torneremo con altri ospiti.